le radici picene e romane del territorio. Fermo, Palazzo dei Priori, collezione archeologica dai Villanoviani ai Piceni. Piazza del Popolo, cuore pulsante della città di Fermo, custodisce l'insigne Palazzo dei Priori, che con la sua peculiare apertura a ventaglio sembra chiamare a sé lo sguardo del passante. La parte centrale del prospetto è dotata di una duplice scalea, sormontata da una loggetta con la statua bronzea di Sisto V, che fu realizzata nel 1590 dal maestro Accursio Baldi. Al secondo piano del palazzo è allestita la prestigiosa Pinacoteca Civica, al primo è predisposto il Museo Archeologico Piceno, con la mostra permanente dal titolo Fermo, dai Villanoviani ai Piceni. Il museo è il risultato di oltre un secolo di indagini archeologiche, rilievi stratigrafici e una minuziosa catalogazione dei manufatti. Fermo, cisterne romane, che sono considerate un autentico patrimonio dell'arte idraulica di età augustea, nonché ingegnosa idea di Vitruvio. Quasi certamente si decise di realizzare queste che comunemente vengono chiamate piscine epuratorie o limarie per rispondere a un'esigenza idrica altrimenti non esaudibile. L'interno è costituito da 30 camere ripartite in tre file. La visita alle cisterne è incredibilmente emozionante in quanto vertono in perfetto stato di conservazione e riescono a rendere vividamente la magnificenza di un progetto tanto efficiente che alcune camere sono state utilizzate fino agli anni 80 del XX secolo. Falerone, teatro romano. Falerone sorge in un territorio collinare, ma abbraccia anche la pianura che si estende dolcemente vicino al fiume Tenna e prende il nome di Piane di Falerone. Attorniato dalla pastorale campagna faleriense, il teatro lascia stupefatti per l'ampiezza della cavea che è in grado di contenere oltre 1600 spettatori. Rivestita con lastre di calcare, era scandita da 4 cunei, ognuno dei quali dotati di 5 scalinate e un diazoma che permetteva al pubblico di confluire e defluire agevolmente all'interno del teatro. Falerone, Museo Civico Antiquarium Pompilio Bonvicini. Le piane di Falerone, abitate già dal VI secolo avanti Cristo da una popolazione fiera come quella picena, nel 29 avanti Cristo divennero colonia romana con il nome di Falerio Picenus per volontà dell'imperatore Augusto, che pensò di elevarla a capoluogo della centuriazione della media Valtenna. Falerio godette di una considerevole posizione sociopolitica fino alle invasioni barbariche. Alcuni resti di quel periodo fulgido hanno rivisto la luce in occasione di diverse campagne di scavo che hanno interessato l'area in cui si estendeva la colonia. Nel 2003 è stato inaugurato il nuovo spazio espositivo del Museo Civico Antiquarium di Falerone, che occupa le sale dell'ex convento dell'Ordine Francescano a ridosso della chiesa di San Fortunato. Monte Rinaldo, santuario di stile ellenistico. Monte Rinaldo sorge su una dolce collina compresa fra il fiume Aso e il torrente Indaco. Le sue radici affondano in un periodo ben lontano. A renderne testimonianza sono i resti monumentali di un santuario riportati parzialmente alla luce in località Cuma e riconducibili all'età tardo repubblicana, perciò a un arco di tempo compreso tra il primo e il secondo secolo avanti Cristo. Monte Rubbiano, Museo Civico Archeologico. Nel 1905 è stato istituito il Museo Civico Archeologico. Attualmente è collocato nel Polo Culturale San Francesco, una struttura conventuale risalente al XIII secolo. Il museo sembra sapientemente concepito sulla base del principio dell'ambiente adatto promosso da Maria Montessori. Difatti le sale sono a portata di bambino ed è evidente che siano state pensate per avvicinarli alla storia e all'archeologia attraverso un giocoso invito alla scoperta.